Ciao amici e ciao amiche, oggi cominciamo la mia sperimentazione con i viola. Ci saranno una serie di esperimenti volti a individuare qual è la sfumatura di viola che mi valorizza di più e che comunque mi rappresenterà di più, diciamo, il mio trucco della stagione autunno-inverno 2023-2024. Comincio subito con la base, utilizzando un prodotto di cui vi parlerò poi nei preferiti del mese perché lo sto usando praticamente in maniera continuativa da tutto il mese di settembre, perché questa è la mia colorazione perfetta in questo momento, è la medium. Si tratta dell'Instant Bright CC Cream che va a illuminare, levigare in una sola applicazione la pelle ed è un prodotto fantastico. In passato ve ne avevo già parlato, però era da un po' che non la utilizzavo e quindi adesso che l'ho ripresa in mano me ne sono completamente, perdutamente innamorata. Ne metto pochissimo qua direttamente sul pennello, anche troppo ne ho messo adesso, e vado a fare la base. Questa crema fa tutto perché copre il giusto. Ha una copertura media perché è una CC, non è un fondotinta vero e proprio, però devo dire che uniforma benissimo, non è neanche invisibile, ecco, è più coprente del siero, del fondotinta in siero di L'Oreal, per intenderci, insomma, quindi ha una coprenza secondo me leggera ma degna, leggermente stratificabile, ma non tanto. Si fonde perfettamente con la pelle, ha un finish piuttosto opaco, è levigato, è molto siliconica, quindi chi non ama i siliconi secondo me non l'apprezzerà, però essendo molto siliconica va a levigare benissimo. Non la setto con la cipria perché non ce n'è assolutamente bisogno, ma vedete proprio a fare un effetto riempitivo sui pori. È bellissima, veramente bellissima. E voilà, si stende veramente in un attimo e scompare all'interno della pelle, regalando un incarnato più uniforme, levigato. Per adesso continuo a utilizzare lui, il correttore della linea Pure Beauty di Astra. Non riesco a metterlo giù perché veramente ha un finish così idratante, luminoso, copertura media. Cioè, se le mettete poco avete una copertura leggera, se lo stratificate potete arrivare ad una copertura media. Adesso è quasi un pelo scuro per me, questa colorazione 3. È perfetta per quando sono abbronzata, ma adesso che piano piano sto perdendo l'abbronzatura, sta quasi diventando troppo scura. Però devo dire che questo sottotono caldo, che la tonalità 03 è ginger, quindi è un sottotono caldo, copre, va a camuffare benissimo l'occhiaia, nonostante la copertura leggera. E voilà. Per completare la base, volevo andare a utilizzare una palette che avevo preso su Amazon. Non credo che si trovi più. Se trovo qualcosa di equivalente, ve la linko giù nell'info box. Di Physicians Formula, che contiene un po' tutte le polveri che io amo tantissimo del brand, cioè le butter, le polveri butter. A parte l'illuminante che mi si è frantumato, ma che comunque non mi piace, quindi forse penso che lo andrò addirittura a togliere per evitare di fare danni, perché è troppo, guardate, cioè si può usare come ombretto, è troppo dorato e non risulta naturale sul viso. Forse potrei provare a utilizzarlo in piena estate, però è troppo, davvero troppo dorato e troppo visibile sulla pelle. Vado a utilizzare un pelo, ma proprio un pelo di questa cipria, che è una cipria con sempre burro di Muro Muro, si chiama Butter Believe It Pressed Powder, è una delle ciprie preferite di Giulia Cova che ne tesse le lodi da anni, da quando uscì, perché dovrebbe essere una cipria molto idratante, che quindi non va a seccare. Di solito con questa CC non metto ciprie, però oggi, visto che ce l'ho nella palette, ne metto un po' qua, giusto per provarla. Ok, è invisibile sulla pelle, leviga ancora di più e fissa, ovviamente. Dopodiché andiamo a mettere con un altro pennello
Direi che di utilizzare questo, il matte, perché è un po' più scuro, vedete, del butter bronzer. Questa è proprio la colorazione. Che colorazione è? Ecco. Mi è caduto l'illuminante, e come voleva si dimostrare. Comunque, poi lo prenderò. Credo che sia la colorazione proprio bronzer, quella più venduta del brand. E questa invece è la versione matte. Questo bronzer è eccezionale. Sia nella versione matte, ma io lo amo ancora di più nella versione leggermente satinata, perché lo trovo più, ancora più fondente con la pelle, più adatto alle pelli mature. A me piacciono le polveri radiose, perché credo che siano perfette per le pelli un po' più agée. Zero spessore. Regala un colorito molto molto naturale, sottotono neutro. È un bellissimo, bellissimo prodotto. Dai, andiamoci su pure un po' con quello satinato, giusto per dare un po' di tridimensionalità, che non guasta. Base molto veloce perché oggi il focus saranno gli occhi. A questo punto, vado a utilizzare. Sono indecisa, ma sì, dai, utilizziamo questo blush che è malva, però un malva abbastanza neutro. Quindi, oddio, ne ho preso una quintalata. Abbastanza neutro che vedete, è tranquillamente trasversale come colorazione. Anche questo blush è stupendo. Ok. Come illuminante vado a mettere. Che cosa vado a mettere? Ma direi il solito di Natasha Denona, quello che sto utilizzando tantissimo al momento. E magari se trovo il pennello, eccolo. Proviamo, ecco, questo. Anzi, prima andiamo a provare questo in crema, vediamo se si applica col pennellino. Sì, bello. Questi due illuminanti sono pazzeschi, a me piacciono tutti e due. Quello in crema è molto discreto, fa l'effetto proprio soffusamente radioso. Soffusamente si può dire? Boh, vabbè, noi lo diciamo. È bellissimo veramente. E quello in polvere, adesso ne aggiungiamo un pelo anche in polvere. Anche questo è discreto, eh. Non si tratta di illuminanti sbadabam o particolarmente vistosi, quindi per tutti i giorni è praticamente la perfezione. Ok, vedete? Questo finish radioso ma discreto, bellissimo, elegante e sofisticato. Ed eccoci però al clou del video. Vado a mettere un pelo di primer occhi. Ho messo un po' di primer occhi di Mulac e sono andata a fare molto velocemente le sopracciglia. E adesso, ta-da-da-da, siamo arrivati al clou del video. Voglio andare a realizzare un trucco con un viola, però deve essere un trucco portabile perché voglio fare degli esperimenti che poi riesco a portare nel quotidiano, ok? Quindi non farò un super smoky da sera, super sofisticato, ma un trucco molto semplice. Sono indecisa di andare a utilizzare queste due file della palette Midnight di Beauty Bay, palette che vi straconsiglio, è stupenda, scrivente, colori bellissimi, shimmer stupendi, oppure i viola che ci sono nella palette di Scooby-Doo di Glam Light, cioè questo quad che è pure interessante, però questo lo vedo più per un trucco serale. Quindi dai, proviamo la Midnight, questa magari la proviamo un'altra volta. Allora, sono molto indecisa. Per prima cosa andiamo a fare una transizione ampia con questo rosa freddo. Mai utilizzato in vita mia un colore così. È un rosa lilla.
Un rosa lilla freddo, decisamente. Buona pigmentazione, un po' polveroso, non è cremoso come gli ombretti, non so, più costosi di Anastasia o di Natasha Denona, però visto il costo è più che soddisfacente. Adesso, sempre con lo stesso pennello, andiamo a dare un pochettino di profondità alla piega con questo, anzi, sì, con questo viola, perché questo mi sembra troppo scuro. Sì, pigmentati e scriventi lo sono dalla prima passata, eh. Non si può dire assolutamente nulla di questa palette. Vedete, io già vedo che questi colori cozzano, proprio fanno a botte con il mio sottotono, perché forse sapete che dovrei fare per usare i colori, il viola? Nel quotidiano dovrei andare sulla piega con un bronzer in modo tale da non avere quella sensazione di trucco troppo freddo e andare solo sulla palpebra con un colore viola. Però oggi volevo fare un total look viola, quindi ci sta l'esperimento. Giusto per farvi vedere come questi colori, secondo me, cozzano completamente con il mio incarnato. Però si sfumano veramente bene. Questa palette super approvata. E voilà. Mi ha fatto una piega bella viola. Mamma mia, non mi ci vedo proprio. Adesso andiamo a scurire l'angolo esterno con questo verde ancora più scuro. Voglio sperimentare tutti i colori che sono fuori dalla mia comfort zone. Ad esempio, prossimamente farò un trucco rosa malva, perché sono sicura, ecco, che il malva si possa adattare ai miei colori, al mio incarnato. Questo non lo so. Su questo tipo di viola, su questa sfumatura di viola ho qualche dubbio. Sul rosa malva, invece, vi posso dire che secondo me mi darà delle soddisfazioni anche perché io ho dei rossetti rosa malva e mi stanno bene, quindi secondo me il malva è un colore che comunque potrei sfruttare. Allora, premesso che non mi vedo proprio con questi colori, ma proprio per niente, però andiamo a mettere lo shimmer. Allora, nella parte più esterna ovviamente metto questo, che è quello più che mi attira di più dell'intera palette. Che ha all'interno anche del blu. Quindi, siccome il blu mi sta bene, potrebbe aggiustare un po' la situazione. Però, ecco, questo è più un viola indaco. E il viola indaco so che fa parte della mia palette, quindi. A proposito di palette, quando sono andata a fare l'armocromia, io ero convinta, sapevo già di essere autunno perché ormai mi ero autoanalizzata, ma ero convinta che il viola non ci fosse proprio nella mia palette. Invece, lei mi ha fatto vedere, la consulente, che ci sono alcuni viola che rientrano tranquillamente nella mia palette. Sono i viola più tenui, più caldi, quindi con una componente un po' più rossiccia, tendenti un po' al vinaccia, oppure il viola indaco, che è sì freddo, però nella sua versione più tenue si adatta ai colori dell'autunno.
E mi ha detto di evitare i colori, i viola molto anni 80, quelli proprio fluo, quelli molto brillanti, ecco, quelli fanno più parte della palette invernale. Ecco, già con questo colore sulle palpebre che tende un po' più al blu, mi vedo un po' meglio già, quindi la situazione potrebbe aggiustarsi. Ma andiamo avanti. Allora, sulla prima parte della palpebra volevo andare a mettere questo violaceo che ho più lilla, ecco, un po' più lilla ciclamino. Scusate. Ecco, sono allergica ai viola. Mi vedo un po' troppo carica. Niente, la prossima volta devo fare bronzer sulla piega e viola sulla palpebra. La transizione viola per me è troppo. Scusate, ma non riesco proprio a farmela piacere. Comunque, vedete, la pigmentazione di questi colori è eccezionale. Facciamo una cosa, Allora, andiamo a riprendere questa palette e andiamo a mettere con un pennello pulito un po' di bronzer nella transizione per cercare di riscaldare un po'. Ecco. Già. Secondo me ha più senso. Riscaldando la piega, sicuramente la situazione è migliorata. Adesso decido cosa mettere sotto e poi mettiamo il mascara. Allora, ragazze, sotto ho messo questa matita di pupa, la Multiplay, che in realtà non vi ho mostrato, ma è un recente acquisto. L'ho comprata ad inizio settembre a Datigotà perché c'erano queste matite in offerta e a me fanno impazzire. E ho preso proprio questo viola indaco nell'ottica di cominciare a sperimentare con il viola. Infatti, secondo me ci sta bene anche perché gli dà quella svolta più tendente all'indaco, al blu. L'indaco è un colore tra il blu e il viola, però comunque è attenuato, non è super brillante. Secondo me gli dà quel twist che più si adatta ai miei colori. La metto sotto, dentro. E anche un po' a sporcare le ciglia superiori. E voilà. Allora, siccome adesso potrei mettere un eyeliner, però lo farei se fosse di sera. Per un trucco da giorno, vado a mettere solo il mascara. E per ora sto usando questo di Perricone. Ho messo una passata di questo no makeup mascara di Perricone che mi piace un sacco per tutti i giorni. Perché ha un effetto molto molto elegante, separa bene le ciglia, però non fa mappazzone. Potrei volendo stratificare, ma mi fermo qua. Mi sono sporcata però sotto.
Come ultimo tocco, che per me è però fondamentale, vado a mettere un pelo di illuminante all'interno dell'occhio. Spesso lo faccio proprio col ditino, perché in un attimo lo vado a posizionare in maniera diffusa ma precisa. Anche qui mi piace illuminare sotto l'arcata, sotto e voilà! Qua però non si mette bene, perché? Ma sì! E voilà! Allora, sapete che allora, a livello di occhi, se io mi guardo solo gli occhi, secondo me, guardate, non sta male, nel senso si accende il colore degli occhi, è bello. Se mi guardo nel complesso, io boh, non sono abituata, ragazze, ve lo dico proprio sinceramente, cioè mi vedo con un colore un po' troppo innaturale, ma sicuramente sarà una questione di abitudine. Allora, il colore sugli occhi mi piace da morire, cioè a me questo viola mi piace da morire, è un viola, alla fine vedete, è venuto un viola indaco, tenue, che comunque è bello, secondo me è elegante e si può tranquillamente sfruttare, io andrei in ufficio con un trucco così tranquillamente e mi ci devo abituare, che volete che vi dica? Come rossetto, che cosa andiamo a mettere? Direi qualcosa di nude, perché non saprei, io direi qualcosa di, mettiamo la Nabla Lip Shaper numero 3. Perfetta matita da contouring alle labbra. E come rossetto andrei a utilizzare questo di Essence. Il Cool Collagen Plumping nel numero 203, My Advice. Cioè, più nude di così si muore. Non essendo abituata a truccarmi con questi colori, non saprei proprio che rossetto mettere. Datemi qualche consiglio. Secondo voi, con un trucco così, con questo viola, che rossetto dovrei indossare o starebbe meglio, insomma, con questo look? Allora, considerazioni finali. Chiaramente il blush si sposa bene perché è un malva neutro, neutro freddo, quindi si sposa bene. Allora, mi piaccio con questo look, mi ci devo abituare. Mi piace il look in sé, mi piace il colore, ok? Questo colore mi piace molto. Ma non mi ci vedo, ok? Fatemi sapere la vostra. Secondo voi si adatta, si armonizza con i miei colori? E che rossetto mettereste con questo look? Aspetto i vostri commenti, ci conto. Vi abbraccio forte e al prossimo video. Ciao!